Riforma delle pensioni, dei regolamenti delle professioni e del mercato del lavoro. Sono questi compiti che dovrà svolgere il professor Mario Monti, chiamato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a formare un nuovo governo per il Paese. È il pensiero dell'economista Dominic Salvatore, originario di Villa Santa Maria e docente di chiara fama in prestigiose università da New York a Shanghai. Salvatore è intervenuto a Montesilvano per una lectio magistralis al corso di formazione politica della Fondazione Cantiere Abruzzo, presieduta dal senatore Fabrizio Di Stefano. Ma se Mario Monti riuscisse al di sopra delle parti a fare queste riforme, allora i mercati si tranquillizzeranno e poi si dà la possibilità di ritornare alle urne e decidere un governo. Se Mario Monti non riuscisse, allora l'unica altra alternativa, senza creare un problema, è che la Banca Centrale acquisti questi titoli italiani. L'Italia deve rifinanziare 300 miliardi di euro il prossimo anno. Se gli investitori richiedessero tassi di interesse ancora più alti o alti tanto quanto sono oggi, non è sostenibile, quindi la Banca Centrale dovrebbe. I tedeschi e i francesi non vogliono, o i tedeschi più che i francesi, però se si arrivasse al punto dove l'alternativa dell'Italia che crollasse, loro dovrebbero accettare questo. Quindi magari non si dovrebbe dire, altrimenti non si fanno le riforme, però non c'è l'interesse di Germania e Francia di far crollare l'Italia, perché la prossima sarebbe la Francia. I mercati si stanno sostituendo alla politica, non hanno acquisito troppo potere? Certo, adesso sono i mercati che hanno sostituito la politica perché la politica non ha fatto le cose che avrebbe dovuto fare. Come vede un docente come lei alla guida di un governo? Sì, ma Mario Monti ha avuto esperienze di governo anche, è stato commissario europeo per la competitività, quindi non a caso, è una persona equilibrata, una persona che conosce il campo dell'economia e ha anche esperienze del mondo reale, del mondo finanziario. Quindi potrebbe essere una persona molto adatta per fare le riforme. Dovrebbe presentarsi come al di sopra delle parti, un tecnico che indica la necessità di fare queste riforme e vedere se riesce a mettere insieme i partiti, i vari aspetti politici per fare le riforme. Questo è, noi gli auguriamo successo, ma non è facile anche in una situazione così drammatica.